only controlled by I don't wanna be a solo band or control. La necropoli di Tufiseddu è tra i siti archeologici più importanti della Sardegna, uno dei luoghi simbolo di Cagliari insieme alla Sala del Diavolo e alla spiaggia del Poetto. Cagliari, come Roma, Lisbona, Praga e Istanbul, è stata costruita su sette colli ed è sul colle di Tufiseddu che si trova nei resti della più grande necropoli punica del Mediterraneo, la necropoli di Tufiseddu. Tufiseddu significa colle dei piccoli fori e deriva dal termine sardo tuvu, cavità o vuoto o buco, insomma, con riferimento alla presenza di numerose tombe scavate nella roccia calcarea. È tutto pieno di buchi sto posto. È un cimitero. Doveva fare le persone accolte. È un cimitero. C'è nessuno. Non è a Tufiseddu quello, è tu. La necropoli, che si estende all'interno dell'antica città di Casteddu, è uno dei luoghi da non perdere se si visitano Cagliari e dintorni. Il sito infatti si trova tra il rione che si sviluppa lungo il viale di Santa Mandrace e quello di Via Esmalias, e in origine comprendeva un'area di circa 80 ettari che dalla laguna di Santa Gilla si allargava fino a Via Esmalias e da Viale Santa Mandrace fino a Viale Merello. Ricerche archeologiche condotte nel corso degli anni hanno portato alla luce strumenti in selce e ossidiana, ceramiche, fondi di capanne risalenti alla cultura di Ozieri, pitture parietali, sepolture e corredi funebri. Sono numerosi i ritrovamenti che documentano la continua frequentazione del sito a partire dalla preistoria e fino ai giorni nostri. Tuttavia l'attività clandestina dei tombaroli, unita ai lavori edilizi e indagini spesso condotte in modo frettoloso, hanno causato perdita di molti reperti, informazioni utili e a ricostruire la storia dell'area. Cartaginesi a scegliere il monte Tufiseddu come luogo di sepoltura dei loro defunti tra il VI e il III secolo a.C., creando così la più vasta necropoli punica di tutto il bacino del Mediterraneo. Le sepolture erano raggiungibili attraverso pozzi profondi dai 2 metri e mezzo fino agli 11 metri, scavati nella roccia calcarea. I'm feeling great, I'm on to you.
All'interno del pozzo una piccola apertura consentiva l'accesso alla camera funeraria, detta anche cella sepolcrale, finemente decorata, dove venivano conservate preziose anfore e ampolle, chiamate lacrimatoi, che contenevano essenze profumate. Le tombe puniche più interessanti sono la tomba dell'Ureo, la tomba combattente o tomba Sid e la tomba della ruota. Vedi amore, tutte piante di alloro, tutto alloro, e a noi? Nulla. Attenzione, aspettate, stiamo facendo una scalata, eh? Aspetta, io c'ho Sky davanti, e in cordata c'ho anche la signora dietro. Piano, che c'è lo strapiombo qua. Sky, lo strapiombo. Sì, ma tu non hai ripreso dove stavamo scendendo? Se lo riprendiamo dove stiamo scendendo. Eccola qua la discesa. Si vede? È molto alto, quindi stiamo cercando di farlo in sicurezza. Qual era la discesa che abbiamo fatto in cordata? Questa? Sì. Posto? Era questa qua. Altissimo, eh? Peggio di una ferrata. Alle falde del colle di Tuvigedo si trova anche una necropoli romana che ospita l'ipogeo funerario di Attilia Pompilia, un sepolcro conosciuto con il nome di Grotta della Vipera. Il monumento fu scoperto e salvato dalla distruzione dallo studioso Alberto della Marmora durante i lavori di costruzione della strada reale Cagliari-Porto Torres nel 1882. Quando nel 1258 i pisani, insieme ai loro alleati sardi, distrussero Santa Igia, capitale del giudicato di Cagliari, parte della popolazione fuggì verso la città di Villa di Chiesa, Iglesias, mentre un'altra parte si rifugiò nelle tombe della necropoli di Tuvigedo, che furono trasformate in vere e proprie abitazioni. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale le tombe furono usate come rifugi antiaerei e ancora come abitazioni, soprattutto dai più anziani, che in questo modo non erano costretti a correre nel colle al suono delle sirene di allarme aereo. Un'altra testimonianza dell'uso abitativo del colle di Tuvigedo è la Villa Mulas di inizio del Novecento, circondata da un parco al cui interno si trovano varie specie di alberi, tra cui pini e cipressi. Al termine del secondo conflitto mondiale, il colle di Tuvigedo diventò la cava di una cementeria. Per facilitare il passaggio dei camion che trasportavano la roccia estratta, tra 1953 e 1956 venne costruita una strada interna che lega via Ismalias a via Falzarego. I lavori portarono alla formazione di due differenti aree della collina, Tuvigedo sul lato di Viale Santa Mendrace e Tuvumanu che si affaccia su via Ismalias. A causa dell'attività estrattiva e dell'urbanizzazione del quartiere di Santa Mendrace, molte tombe vennero distrutte e dal grande libro di storia furono cancellate le tracce di un passato che ancora oggi è difficile ricostruire nei minimi dettagli. La necropoli di Tuvigedo verrà aperta al pubblico per la prima volta nel 1997 in occasione della prima edizione di Monumenti Aperti, manifestazione che è nata con l'obiettivo di promuovere e valorizzare i beni culturali dell'isola.
Il sito è stato definitivamente aperto al pubblico nel 2014 ed è visitabile tutti i giorni dell'anno. C'è qualcuno che conosco qua? C'è qualcuno che conosco? C'è qualcuno che conosco? Uno? Noi. E due? Noi.